Schumann, Adenauer, De Gasperi e Francesco. Da venerdì 6 maggio 2016 l'Europa annovera tra i suoi padri fondatori anche il Papa venuto dall'America Latina. In tanti ritenevano fin dalla vigilia che ciò che Papa Bergoglio avrebbe detto nel ricevere il premio Carlo Magno di Aquisgrana, concesso a chi si distingue in difesa dei grandi valori europei, avrebbe lasciato un segno, quasi una sferzata di novità sulla faccia stanca del vecchio continente. Ma nella sala regia del Vaticano, davanti alle massime autorità europee, tra cui i presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europei, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, Papa Francesco ha superato di gran lunga le aspettative, imbastendo un discorso vasto e coinvolgente, solenne e risoluto, critico ma lungimirante, su quella che ha definito una madre di popoli e nazioni, che da un po' di tempo a questa parte ha visto i grandi ideali, immaginati dai suoi creatori, finire soffocati nei piccoli interessi di alcuni recinti particolari. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Dal torpore, ha detto il Papa, si esce facendo anzitutto una trasfusione della memoria che consenta all'Europa nonna di ritrovare la sua capacità generatrice e creatrice, il suo spirito unitario e solidale. Siamo invitati a promuovere un'integrazione che trova nella solidarietà il modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà che non può mai essere confusa con l'elemosina, ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti delle nostre città e di tante altre città possano sviluppare la loro vita con dignità. Il tempo ci sta insegnando che non basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la sfida è una forte integrazione culturale. Bisogna saper rigenerare l'Europa, garantendo ai suoi giovani, ha affermato Francesco, la certezza di un lavoro, passando da una economia liquida preoccupata solo del reddito a una economia sociale che investe sulle persone e crea opportunità. E terzo pilastro, il confronto. La pace sarà duratura, ha detto, nella misura in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro e della negoziazione. E a suggello, la visione finale di Francesco, 9 sogni come altrettanti atti d'amore verso una terra faro di civiltà. Sogno un nuovo umanesimo europeo. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre. Una madre che abbia vita perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno, ha proseguito Francesco, un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà e dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggiore impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull'aumento dei beni. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno senza dimenticare il dovere verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa mai dire che il suo impegno per i diritti umani è stato
la sua ultima utopia.